L'esempio di Rocco Chinnici per i giovani, un'eredità per battere la mafia. E questo è il titolo dell'incontro rivolto agli studenti nisseni che si svolgerà sabato 19 gennaio alle 10 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. All'evento prenderanno parte tra gli altri Caterina Chinnici, figlia del magistrato ucciso dalla mafia a Palermo nel 1983, e Ficarra e Picone, che proprio su Chinnici hanno prodotto un cortometraggio. Sabato 19 gennaio ricorderemo Rocco Chinnici. Chinnici, si legge in un post online del sindaco Ruvolo. Abbiamo invitato i giovani attraverso le scuole perché le scuole sono state il presidio culturale che in questi anni di amministrazione ho avuto vicino per l'ambiziosa sfida del cambiamento culturale. Un cambiamento, aggiunge, che si basa sull'idea che il sistema vale più del singolo, che la relazione tra persone porta dentro l'energia capace di trasformare i sogni in atti concreti, che l'impresa che utilizzi le risorse culturali monumentali ambientali e le eccellenze agroalimentari del sistema della Sicilia centrale possa essere da volano per lo sviluppo del territorio, insieme alla formazione accademica che finalmente ha strutturato una forte identità nell'ambito della salute umana attraverso i corsi di laurea in medicina, ingegneria biomedica e agraria, anche se, conclude Ruvolo, c'è ancora molto da fare: infrastrutture viarie, digitali e accesso al credito.